con mio papà. Ma è successo qualcosa di grave? No, beh, mio papà si è morto tutto e due in una forma naturale. Vecchiaia. Sì. Poi ti faccio vedere un altro personaggio, aspetta. Conosci questo chi è? Dante. No, Romeo. Quello Romeo sopra. Gatti. Sì, scusami, era Magaratti, scusami, sì, Dante. Soffuso. Sì. No, ho guardato quello sotto, ho visto. Sì. Garatti. Ma io ero iscritto al Club Magico di Bologna e praticamente pagavo 100 euro una quota, no? E mi arrivavano libri, cioè giornaletti, quello Punto Magie, presente il giornaletto a casa. Poi andavo nei congressi a Pesaro, Lucca, Bologna, tutti. Era bello quel periodo, ero giovane, sì, avevo 20, 20 anni, 21 anni, ti dico. Però. Sono passati tanti annetti, sono passati. E cosa volevano le due ragazze? Dai, fammi qualcosa, dai. Dai, Ma è una sciatata, giusto perché c'è dai, aspetta che c'è una luce che è quasi qua buio. fare del grigio. Mazzo di ba. No, aspetta, stop quando vuoi. Stop. Faccio vedere la carta. Poi mio portachiavi, lo vedi? Ah, sì, ok. Giro, cerchi un affare, una sigla, e poi ce lo metto qui. Aspetta, guarda come è vestito, con le mani in tasca, giusto? Sì. Allora, facciamo così. Portachiavi, può esserci una carta da te scelta. Che carta era? Dimmi. Dove hai detto stop? Che carta era? Ecco, Tre di cuori. se io giro il mio portachiavi, l'omino in effetti. Lo vedi? Simpson. Se tiene il tre di cuori. Ti piace vederlo? Sì, sono gadget carini, sì. Sì, Ecco. no, dai, lo vedo tranquillo. Ma no, credimi, ne conosco tanti di giochi, guarda. Immaginate. Però mi piace vedere sempre, mi piace sempre, non so perché, ma ascoltami, Freddy. Purtroppo prima, no, ho usato un programma, no? Che non dico la parolaccia per educazione, no? Che faceva proprio schifo, insomma, no? Vai E tranquillo. non ho registrato una benda mazza, no? Vabbè. Ascolta, Freddy, ti chiedo una cortesia, dimmi una carta da gioco. Una carta da gioco può essere, te la devo dire? Sì, dimmi una carta da gioco, vuoi tu? Sì, il 10 di picche. 10 di picche. Sì. Ti piace come carta? Eh? Abbastanza. Sì, abbastanza. Ti piace? Ok, no, perché uno c'ha i suoi gusti, intendo, no? Ascoltami. Proviamo una cosa, ok? Vediamo, eh. Dammi un numero. Numero. 8. Ti do anche la possibilità di cambiare. 8, ok. 10 di picche, giusto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Che carta vedi, l'ottava carta? Ok. 10 di picche. Interessante, Bellissimo. no? E questo è il mentalismo. Poi ecco, sono giochi puliti, semplici, facili da seguire. Sì, a me piace le cose dirette, a me piace, no? Che ti lasciano proprio così. Hai visto? Ti ho mandato un link che faccio un gioco a una ragazza che ha fatto un soap opera qui dalle mie parti, no? Non so se l'hai visto, è una ragazza rossa di capelli, la vedi, simpaticissima. Era anche mezza ubriachetta, no?
gli ho fatto io le, faccio giochi di lettura del pensiero, no? Grazie appunto a questa tecnica di tantissimi anni, si chiama la PNL che ti ho detto, no? Sì. La PNL è una tecnica particolare che ti permette, faccio vedere un esempio cosa intendo la PNL, guarda, vediamo se riesco a fartela tra me, perché non so se tu riesci a vedere, riesci a vedere? Sì, più o meno, sì. Le vedi le carte? Sì, sì, le vedo. Ok, pensane una, è difficilissimo farlo in campo, però pensane allora, una. Solamente pensare? Sì, ce l'hai? Sì, ce l'ho. L'hai vista? Ce l'hai sì. nella mente? Sì. Okay. Sincero, mi raccomando, è importantissimo, ah. Rossa, giusto? Sì. Cuori la tua carta, cuori, giusto? Sì. Guardami bene, tu usi la parte sinistra del cervello. Che segno sei zodiacale? Io? Sì. Un cancro, cancerino. Cancerino. Ok, tanto per capire la tua, la tua carta deve essere bassa. Che carta era? Dimmi, semplicemente. Il 2 di cuori. Guarda. Solo nella tua mente, attenzione. E farlo in webcam non è facilissimo, Già, anche, è vero anche questo. È vero anche questo. Belli, 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 questi giochi sono belli. Perché sono di una semplicità assoluta e sì. Catturano anche chi non è del mestiere, no? Che affascina, poi il close-up così. È bellissimo, bellissimo. Vicino, è la mia vita, è tutta la mia vita, penso. Affascinante, certo. Cosa volevano le due ragazze poi alla fin fine? Hanno preso delle maschere per Halloween e poi devono prendere dei trucchi per il viso. Ho capito, ho capito. Ma c'è anche del sangue finto, perché in pratica Extrabiglia è animazione.